al primo momento che vi abbiamo descritto, il primo momento importante è legato alla novità assoluta che da qualche anno propone il Palio Marinaro, ovvero il Palio delle ragazze, con tante giovani ragazze livornesi che sono al via in questo momento, con Venci Centro, Stazione Salviano e Shanghai Tizi Torretta che sono in postazione, si contenderanno questo successo. C'è l'attesa per la partenza, naturalmente noi vi proporremo una sintesi con la fase iniziale e quella finale. Favorito la stazione, ma anche l'Ovo Sodo, sono i due armi che praticamente sembrano sulla carta contendersi la vittoria finale, ma Salviano e Shanghai intendono così rispondere presente a questo appuntamento. Sembra tutto pronto per la partenza. Vediamo la giuria che sta osservando l'allineamento in Boa 1, lo ricordiamo, il Benci, Ovo Sodo, eccoci, partiti! Mini palio femminile, Ovo Sodo, Stazione, Salviano e Shanghai, eccoli qua gli armi in regata, buona la partenza dell'Ovo Sodo che sembra leggermente avanti alla stazione, poi vediamo gli altri due equipaggi che stanno cercando di tenere il ritmo, 1000 metri da percorrere con gli equipaggi, 4 equipaggi che stanno andando verso il giro di boa, poi torneranno indietro e ci sarà il rush finale che andremo a commentarvi. Eccoci al momento conclusivo, gli ultimi 200 metri sono lì e la stazione sembra avanti nettamente, la stazione ha fatto un bel giro di boa e poi è partito con il serrate finale, le ragazze della stazione guidate da Massimo Dovicchi stanno andando decisamente a trionfare in questa edizione del palio femminile, eccola lì la barca della stazione, bravissime le ragazze di Massimo Dovicchi che stanno andando decise verso la vittoria, stanno per tagliare il traguardo, mentre molto bene anche il Salviano che sta cercando di superare l'Ovo Sodo, e eccola lì la barca della stazione che va a vincere, complimenti, grande affermazione, attenzione secondo posto, l'Ovo Sodo sembra leggermente avanti, sì avanti l'Ovo Sodo secondo e poi il Salviano al terzo posto, un Salviano che ha fatto una grande regata per stare vicino ai primi due equipaggi, sicuramente più preparati, sicuramente favoriti. Sta arrivando adesso anche lo Shanghai Tizi Torretta a chiudere questo primo appuntamento con il remo livornese nel giorno dell'85esima edizione del Palio Marinaro e vediamo l'arrivo anche dello Shanghai Tizi Torretta che taglia il traguardo in questo momento, trionfo quindi per la stazione. Dovicchi e il presidente sono in mare a festeggiare in questo momento con le ragazze della stazione, Luca Marconi che è allenatore del 10 e Fattotum della cantina naturalmente si presta ben volentieri a commentare questo successo, le ragazze sono bravissime. Sono state bravissime, è un successo importante per la nostra sezione nautica. Una gara da vista a terra dominata, anche se la vostra è tutta destra fino al primo giro di boa. Complimenti a tutte le ragazze e a Massimo che le allenate molto bene. La passione delle donne per questo sport, voi la notate, la sottolineate? Sì, la sottolineo perché abbiamo avuto anche altre esperienze. Noi partecipiamo a gare remiere fuori Livorno e notiamo che talvolta abbiamo avuto più equipaggi femminili che maschili. Complimenti alla stessa. Grazie. Claudio Ritorni, uomo di sport da sempre, da qualche giorno anche assessore allo sport del Comune di Livorno. Intanto, vittoria della stazione, primo commento. Commento una bella gara, bellissima, fino in fondo, con una grande dimostrazione anche di tecnica e anche di forza sportiva. Una riflessione così al volo è quella che non solo è stata una bella gara, ma è anche un sintomo di un importante ricambio anche nell'ambito del generazionale del palio e anche nella localizzazione della vittoria. Parità di genere anche nel palio poi, insomma uomini e donne. Assolutamente sì, un buon segno per una buona giornata che ci auguriamo
piena di gente, piena di grandi entusiasmo. Qualcuno faceva notare che pur essendo di mattina la gente c'è. Assolutamente sì, la gente c'è, è appassionata e coinvolge, che coinvolge e coinvolge. Questo è un buon sintomo per tutti noi. Chi lo vince il palio? Non me lo fate dire, perché io ho un cuore anch'io e non dirò mai, nemmeno sotto tortura, qual è il mio rione preferito da sempre. Tra un po' ci ritroviamo con l'assessore, intanto linea a Luca per il mini palio. Spazio ai giovani adesso, la regione.